Buon pomeriggio, sempre Fabrizio Noto di allround.net e oggi, come si era promesso la scorsa estate, cioè qualche mese fa, siamo di nuovo in compagnia con il coach dei Roseto Sharks, Alex Stella Azzurra, in questa doppia veste. Buon pomeriggio e grazie ovviamente a Germano D'Arcangeli. Siamo qui per fare, come si era promesso, un piccolo riassunto dopo la fine del girone di andata, quindi ci puoi raccontare, ci puoi dire, ci puoi fare una breve, diciamo, anticipazione del tuo pensiero sulla base del campionato che voi fino adesso avete ben disputato, io credo. Fatto 10 punti, Sì, questo è beh, un dato c'è 10 saliente. punti, Abbiamo fatto c'è una 10. cozzaglia nella parte finale, Esatto, siamo in un però. girone in cui è complicato definire, a parte la Fortitudo che adesso sembra aver ucciso il girone, il campionato. Tutte le altre sono separate da pochissimi punti. Noi siamo con squadre contro le quali effettivamente ce la siamo giocata, non siamo usciti sconfitti con le ossa rotte in tutto il girone d'andata se non a Udine, dove nell'ultimo quarto siamo stati un po' ripassati. Tutte le altre partite le abbiamo perse magari per un'ingenuità, per un'incollatura, ci siamo un po' persi sulle ultime curve. Comunque tutto è servito per dimostrare che insomma ce la possiamo fare, Che siamo si poteva competitivi. fare, insomma, ecco. Io, tra l'altro, alcune rilevazioni statistiche parlano chiaro, no? Voi avete il giocatore, uno dei giocatori, prima di tutto, Wesley Person, che viaggia a un'ottima media di 18,3 punti gara, ma soprattutto c'è la coppia di rimbalzisti, forse una delle migliori, se non direi forse la migliore del girone, con Nicola Chele e con Brandon Scherrod. Quindi c'è un'impalcatura che già è abbastanza solida, poi tutto il resto viene. Qual è la cosa che ti ha sorpreso fino adesso del rendimento dei tuoi ragazzi? Ma in realtà non abbiamo insomma, avuto grosse sorprese. Cioè, è andato un po' tutto secondo quello che ci aspettavamo. Nicola Chele, che veniva da stagioni in America dove non era stato così protagonista come lo è nella nostra squadra, si è dimostrato esattamente quello che noi pensavamo fosse. Cioè, un ragazzo non solo affidabile, ma secondo me uno dei talenti della palestra italiana. Abbiamo avuto conferma del fatto che siamo atletici, che Beh, giochiamo sì, una dai. palestra fisica Siete una bella abbastanza, squadra di zompatori, via. esatto, un po' competitivi su questo profilo. Abbiamo la certezza di poter giocare con 8, 9, 10 giocatori durante la stagione. Questo credo sarà un vantaggio che si farà sentire di più probabilmente nel girone di ritorno. Quindi sono un po' tutta una serie di conferme a dei punti importanti che avevamo in sede di costruzione del roster, comunque di ipotesi di quello che sarebbe stato il nostro cammino, eravamo quello che ci aspettavamo. Secondo me siamo andati forse in maniera sorprendente già molto bene all'inizio. Bene, bene. Quindi diciamo, se io ti facessi la domanda tipica a che punto siete della vostra, quindi mi hai già risposto, quindi forse oltre il 100% o forse sono io che sto esagerando, nella tua previsione di crescita oggi potete dire di essere al 70-80? O non hai ancora ben presente, in senso buono, quali potrebbero essere i margini di crescita? Perché, scusami se faccio questa premessa, che può sembrare un po' logorroica, ma lo è, in tutto sommato, ma scherzi a parte. Ci sono tanti ragazzi giovani, quindi non si sa effettivamente quale potrebbe essere il loro margine di crescita. Sì, in effetti è così. Cioè, siamo, dopo queste 15 partite siamo sicuramente cresciuti. Oggi posso dire che siamo diversi, ma diversi migliori, non diversi peggiori, diversi migliori. Credo che nelle partite che faremo, nelle prossime partite, sarà fondamentale cercare di tirare dentro un paio di situazioni tecniche, un paio di giocatori che queste situazioni tecniche le applicano in maniera egregia e poter dire di
riuscire a scaricare il tutto il nostro potenziale alla fine. C'è stato un periodo all'inizio della stagione in cui nel terzo quarto ci addormentavamo un po'. Sì, ho visto un po', sì. C'è stato un altro periodo in cui c'era venuta, soprattutto all'inizio, la paura che di venire rimontati, magari andando avanti nel punteggio. In realtà questa non è solo un aspetto psicologico che certamente dobbiamo migliorare, ma è un po' la conformazione anche tecnico-tattica della squadra, una squadra che è in grado di fare 10-0 molto facilmente, però anche di subire. Vabbè, sì, beh, diciamo che questa è un po', è per certi versi comunque una caratteristica di molte squadre di questa categoria, dove sono capaci di fare dei parzialoni spaventosi, ma anche di controsubirli. Domanda forse che ti sembrerà un po' banale, senza diciamo scendere troppo poi nel dettaglio. Qual è quella situazione di gioco in cui pensavi che voi forse vi potevate trovare in difficoltà e che invece avete ben superato? Ma sostanzialmente quello che ci aveva colpito all'inizio è che effettivamente noi venivamo da, nella nostra esperienza di staff tecnico, e comunque dei giocatori che hanno un certo imprinting, diciamo, sì, venivamo da una grande capacità difensiva, mettere il corpo addosso, correre, saltare, eccetera. E invece su questo, soprattutto all'inizio, abbiamo avuto grandi difficoltà a lavorare sul pick and roll, per dirne una. Abbiamo avuto una difesa sotto la media rispetto al pick and roll. Adesso ci siamo aggiustati, ma insomma qualche volta si fa fatica, come domenica scorsa contro la Fortitudo. Ecco, parliamo di questa partita comunque che è stata secondo me eccellente. Insomma, avete portato una squadra come la Fortitudo, che da tutti è al momento sembra unanimemente riconosciuta come una squadra ammazza campionato, quasi perfetta, tutti dicono non ha un difetto, però voi li avete portati all'overtime. Quindi dammi il tuo parere, adesso spogliati un attimo dei panni se è possibile, non è che dobbiamo dare dei consigli ad Antimo Martino, che comunque sta facendo un ottimo lavoro, però io credo il d'arcangelo di pensiero sulla Fortitudo Bologna, oltre al cicamento per aver perso l'arcangelo di pensiero, prevede che si dica legittimamente che sono la squadra più forte del campionato. Certo, non credo solo del nostro girone, sono un roster profondo. La difficoltà, credo, se vestissi i panni F scudati dell'Aquila, probabilmente sarebbe quella di dover giocare tutte le partite in maniera arrembante, in maniera aggressiva, perché comunque arrivare primi alla fine della stagione porterà una promozione diretta, ed è una clamorosa novità nel nostro... Che pare già che per l'anno prossimo, scusami se interrompo, dai venti che soffiano nelle segrete stanze, sembrerebbe che già l'anno prossimo non sarà così, chiusa parentesi, non so se tu sai qualcosa già riguardo, giungono voci per cui io credo, mi permetto di dire che questa formula io la trovo estremamente interessante, perché spinge a chi vuol far bene fin da subito di farlo, ma poi comunque di dare anche due chance su due gironi che sono effettivamente molto più competitivi. Scusami, stavamo parlando quindi di questa F, come la vedi? Io la vedo bene, cioè sono una squadra profonda che fa bene le cose che deve fare, che gioca in maniera esiziale alcuni possessi come ha fatto anche con noi. Non era facile giocare di fronte a così tanta gente, a Roseto, contro una squadra così atletica, con grande voglia di vincere. Sono stati bravissimi, alla fine hanno fatto tre cose, soprattutto nel supplementare, che ci hanno messo in difficoltà, e questo gli è bastato per vincere la partita. Noi contro di loro sostanzialmente abbiamo replicato quello che sappiamo fare, essere mentalmente aggressivi, non concedere dal punto di vista offensivo alcune cose, magari cercando di toglierle, costi quel che costi, quelle due o tre cose, non tanto sui giocatori quanto sulle situazioni, per cui facciamo scelte radicali, identitarie, non ci importa se sono fatte bene o sono fatte male, ma sono la nostra identità, e su questo siamo bravi a farlo, forse come nessun'altra squadra del girone, per 40 minuti. Se decidiamo di
lo facciamo e lo facciamo con orgoglio nel farlo, e quindi lo aggiustiamo, lo facciamo funzionare. Questo secondo me è la cosa che di più Tailor-made, sì, ha dato diciamo. fastidio a loro, perché abbiamo adeguato poco, avevamo deciso, abbiamo messo il corpo per tutta la partita, l'atletismo, abbiamo pressato, gli abbiamo tolto per Un po' di quanto è stato ossigeno. possibile la capacità di giocare con la testa alta, ecco. E invece alle spalle c'è già un certo distacco, ma tu quale pensi che possa essere la squadra che di più si possa avvicinare a Bologna? Io mi permetto di dire dal basso, sempre dalla mia umile posizione, mi sembra che Verona sia la squadra forse con le caratteristiche più importanti per poter dar fastidio in proiezione futura, dal mio, ribadisco, punto di vista. Non lo so, perché poi in una stagione di una squadra, oltre alla composizione del roster e quindi alle famose stelle che hanno a che fare con quel roster, c'è anche il periodo della stagione, la fortuna, la conduzione da parte della società della stessa stagione. E effettivamente Verona sembra essere una squadra forte, quanto lo è poi effettivamente Treviso. Secondo me, io credo che Treviso possa Sì, essere un probabilmente. po' più pronta, cioè penso, ma non ne ho certezza, che Verona abbia fatto una scelta un po' più, sembra dalle scelte fatte sui giocatori, un po' più a lungo termine, cioè la scelta di quest'anno proviamo, competiamo. L'anno prossimo, magari in assenza della Fortitudo, in assenza di Treviso, è il turno nostro, noi ci siamo preparati a vincere. Sì. Per ciò che concerne Treviso, invece, credo. Montegranaro invece è una sorpresa, diciamo, relativa, perché comunque già l'anno scorso aveva fatto un ottimo campionato, quindi si è confermata, pur cambiando anche la coppia straniera. Mi sembra no, ha cambiato solamente Corbett, credo, no? Quindi, tutto sommato, insomma, c'è anche un grande coach, quindi, insomma, il manico conta. Sì, Montegranaro è una squadra magari rispetto a Treviso e soprattutto alla Fortitudo, con un Un po' più roster un po' limitato, più insomma. corto rispetto a loro, che hanno potenzialità infinite e anche un calore del pubblico Sì. relativo rispetto a quelle che sono le aspirazioni del club, almeno rispetto a quello che è la Fossa piuttosto che Treviso. Ma al di là di questo, io credo che poi alla fine, se si eccettua la prima, chi andrà ai playoff? Montegranaro, Treviso, Beh sì, Verona, queste ormai penso Udine, che sono tutte squadre dovrebbero che. crollare per non andarci, perché tra l'altro poi si è visto che hanno delle caratteristiche tecnico-tattiche anche di roster, come tu stavi dicendo, di un certo livello. Su Forlì invece non credi molto? No, cioè sono ottimamente allenate, sono squadre forti. Secondo me, magari per arrivare a vincere i playoff, passando È attraverso dura. qualche vittoria in trasferta, magari un po' meno attrezzate. Però il nostro girone rispetto a questo ha 6 o 7 squadre che sono formidabili, insomma. Mi aveva colpito nei dati statistici la rilevazione di Rodriguez, che è il più cattivo del girone, quello che fa più falle di tutti. Non mi danno Infatti a me sta cosa mi ha un po' sorpreso. Quando sono andato a vedere le varie statistiche qualche giorno fa, a fine del girone d'andata, si fa un po' un secondo, insomma, mi ha un po' sorpreso perché Ian Carlos è un giocatore estremamente atletico, forte, fisicamente un toro. Non pensavo però che fosse così bersagliato. O forse, non, come dicono a Roma, non se regola, forse è troppo esuberante, dimmi tu. Non lo so, insomma, da allenatore di Roseto dico che alla fine del terzo quarto c'ho quasi sempre 4-5 giocatori seduti per falli, con 4-5 falli, Sì, questa è la che alla caratteristica. fine vedo che noi tiriamo, come domenica scorsa, 15-16 tiri liberi, gli altri 35 o 40. Non lo so, parlerei con contezza di pregiudizio. Vabbè, cioè, political correct, Sì. sempre in perfetto stile. Senti, altre due cose e poi chiudiamo. Fondamentalmente, come hai trovato la Serie A2 rispetto al passato, dove tu ti sei trovato, se non ricordo male, a Veroli, no?
Quindi che cosa è cambiato rispetto a quella Serie A2 rispetto a oggi? Chiedo venia, non ricordo quanti anni, non voglio darti, non mi permetto di darti del Cinque anni vecchio, fa. 5 anni, ma non sono tantissimi, però secondo me qualcosa è cambiato. Ma allora, intanto non mi posso definire un allenatore esperto di No, questo vabbè, che campionato, c'entra? sebbene la barba sia bianca. E se il paragone, il confronto è la stagione che ho fatto io, il girone era unico, non c'erano così tante squadre così Solide, forti come solide. almeno sembrano essere quelle di quest'anno e sostanzialmente su alcuni campi è veramente molto 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 complicato quest'anno anche solo giocarsela, perché effettivamente si respira entusiasmo, Pathos, sì, diciamo, insomma, e un po' più quindi un po' più fuori dalla norma, quindi sì, dice. le squadre sono anche più giovani, quindi Questo più atletiche, più giovani rispetto agli altri anni, ci sono tanti campioncini, tanti allenatori, tanto, cioè, a me sembra che sia un bellissimo campionato, forse migliore di quello di 5 anni fa, e che sia complicato sopravvivere a se stessi, un po' di più di quanto poi fosse effettivamente 5 anni fa. beh, insomma, io mi sarei aspettato si stava meglio o si stava peggio, una cosa del genere, però no, ma guardiamo sempre avanti. Ecco, un dato su cui potremmo riflettere è che ci sono giovani campioni. Poi bisogna vedere se sono americani, slavi, oppure se sono italiani. Mi viene da pensare che noi possiamo raccontarci, come ti ricordi, quest'estate ci siamo incontrati subito dopo la finale degli Under 20, no? Campionati europei. E raccontavamo proprio comunque che i giocatori italiani devono giocare, altrimenti non c'è niente da fare. Quindi un dato positivo. E l'altra cosa che ti volevo chiedere, che mi aveva un po' incuriosito, no? Ecco, proprio hai fatto riferimento a questi campi un po' caldi, no? Ritieni che comunque, rispetto sempre a 5 anni fa, forse si dovrebbe lavorare un po' di più sul fair play, sulla cultura sportiva. Hai come la sensazione, come ho anch'io, devo essere sincero, sul fronte occidentale, che effettivamente qualcosa, come diceva quel mio amico, qual quadra non cosa, cioè c'è troppa enfasi, troppa passionalità quando è troppo storpia. Ma gli interessi in gioco sono tanti, perché quest'anno ci sono 3 promozioni, 5 retrocessioni, quindi si è aperto un po' il ring, quindi la gente percepisce questa cosa nella maniera tutt'altro che distaccata. Insomma, il fair play sarebbe auspicabile, ma nel caso di specie è quasi sempre un processo quello che si subisce se sei l'allenatore, se sei un giocatore, se sei un tifoso, se sei un arbitro. Alla fine della partita, insomma, l'aria distesa non ce l'ha nessuno. Chi ha vinto, chi ha perso, è quasi sempre stata comunque una disputa, un conflitto, una cosa che non rientra nell'idea dello spettacolo, dell'entertainment, piuttosto che nella capacità di produrre dal punto di vista culturale un modello da seguire. Io credo che, non so poi alla fine se è una formula, se è la cultura generale, se cresce in un certo modo sia veramente complicato in Italia cambiare certe radicate abitudini su questa cosa. Non ti saprei dire, perché no, ovviamente guardo alle cose che faccio per Certo, ovviamente. competere, non faccio il pontifex No, tu sei io. massimo su tutto No, quanto, beh, non me ne certo. frega No, dico, tu niente. sei on court, come dicono gli inglesi, quindi gli americani, quindi giustamente. Senti, chiudiamo. Allora, 15 partite fatte, 5 vinte e 10 perse. Bene, probabilmente qualcuno in più si poteva vincere, anzi, molto probabilmente sì. Quindi cosa ti senti di dire ai tifosi di Roseto, che noi sappiamo essere estremamente appassionati e anche abbastanza competenti, diciamo, in media? Cosa ti senti di
promettergli per il prossimo, per l'anno che è appena iniziato. Quindi 29 aprile finisce la regular season. Sospiro di sollievo oppure ce la dobbiamo ancora sudare? 29 aprile sicuramente sospiro di sollievo, perché il percorso sarà stato in apnea, sarà stato duro per tutti quanti. Promesse non ne ho fatte dall'inizio della stagione, e come si dice in questi casi non ne faccio neanche adesso, ma non tanto perché non prometto la salvezza eccetera, ma perché quello che mi sono sempre ripromesso dall'inizio è, in un clima abbastanza scettico nei nostri confronti, fosse un po' meno parole, un po' più fatti, come è sempre stato il nostro modo di lavorare, il nostro, quello di quelli della Stella Azzurra, dei ragazzi che caratterizzano il mio lavoro. Alla fine della stagione il bilancio lo faremo, ci siederemo tutti quanti, tutte le componenti in gioco, e stabiliremo se avevamo atteso alle promesse fatte solo all'inizio o durante o alla fine. Certo è che la cosa che ho detto anche domenica dopo la partita con la Fortitudo, dopo la prima parte della stagione, è che noi siamo partiti essendo la squadra dei giovani, gli underdog, via. Siamo partiti essendo i romani invasori, la Stella Azzurra, la legione straniera, i ragazzi colorati, quelli bianchi, quelli verdi metallizzati. Oggi, secondo me, il nostro lavoro ci ha portato ad essere la squadra di Roseto. Finalmente la squadra di Roseto. Bellissima soddisfazione. Giuro, adesso poi chiudo, sennò poi effettivamente andiamo troppo lunghi. Ritieni che ci sarà qualche cambio nel roster con qualche linfa giovane? Si parlava qualche turno fa di Busciati che... Ma come se sempre... Se puoi sbilanciarti. No. Sì, cioè non disvelo la sacra sindone. Ci stiamo guardando intorno per vedere se possiamo aggiungere o cambiare qualcosa, perché comunque... essendo stati competitivi, probabilmente qualcun altro lo farà, cambierà, sì. E non vogliamo almeno su questo piano dormire e andare indietro. Quindi vedremo che cosa possiamo cambiare, se lo possiamo cambiare, se ce lo possiamo permettere, perché insomma quello che le nostre possibilità non sono certamente illimitate come magari meriterebbe un cambio in questo senso. Quindi vedremo nei prossimi giorni. Nel frattempo questi siamo e questi... Vabbè Germano, grazie mille per la tua cordialità, poi ci vediamo a maggio con la speranza, incrociando le dita, che vada tutto al meglio. Intanto buon inizio d'anno, perché comunque l'anno è cominciato da pochi giorni, e con la speranza, ribadisco, di rivederci fra qualche mese. Grazie. Grazie. Salve.